Sia lodato Gesù Cristo. La pagina del Vangelo odierno riporta il miracolo della tempesta sedata, con cui Gesù dimostra di essere non soltanto Dio potente, dominatore degli elementi della natura, ma anche l'amico benevolo che si fa vicino all'uomo in tutti i suoi bisogni. Il racconto evangelico ci presenta gli apostoli intenti a remare faticosamente sulla loro barca a causa del vento contrario. La barca era agitata dalle onde. La vita dell'uomo può essere paragonata a una piccola barca esposta a ogni genere di pericoli, col rischio di affondare da un momento all'altro. L'uomo ha trascorso l'intera notte dei secoli lottando contro le onde e il vento contrario, senza riuscire a trovare la via della salvezza. Anche l'uomo di oggi, nel blasfemo tentativo di sostituirsi a Dio per avere il dominio sulla propria vita e sull'intero universo, deve convincersi che da solo non può darsi la salvezza. Chi potrà dunque liberare l'uomo e salvarlo? Il Vangelo di oggi vuole prenderci per mano e condurci a una rinnovata professione di fede insieme agli Apostoli, i quali, visto cessare improvvisamente il vento che agitava le acque del lago, si prostrarono davanti a Gesù ed esclamarono: «Tu sei veramente il Figlio di Dio». Questa fede è la nostra vittoria. Noi cristiani, difatti, ci distinguiamo dagli altri proprio in questo. Noi crediamo che in Gesù di Nazaret Dio stesso ha preso la nostra carne e ha dato al mondo una spinta opposta a quella che ha dato il nostro peccato. Noi abbiamo seminato l'odio, Gesù ha seminato l'amore. Noi abbiamo seminato la superbia, Gesù ha seminato l'umiltà. Noi abbiamo seminato la morte, Gesù ha seminato la vita. L'episodio della tempesta sedata sembra che sia stato raccontato per ciascuno di noi. Era sera, gli apostoli erano sulla barca e improvvisamente si levò un vento talmente forte da mettere a rischio la loro traversata sul lago. Avevano paura. Ma anche oggi accade la stessa cosa. Scoppiano bufere, arrivano prove inattese e abbiamo paura. Il lago diventa immagine della storia infida e faticosa. La barca è l'immagine della nostra vita fragile e insidiata. Dove troveremo la forza per lottare e per vincere? Verso la fine della notte, dice il Vangelo, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Gesù dall'alto del monte dove era salito a pregare, non dimentica i suoi amici che lottano contro le onde e va verso di loro. Gli apostoli, pensando che fosse un fantasma, si misero a gridare dalla paura. Allora il Maestro Divino si avvicinò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Egli non è un fantasma, è il Salvatore dell'umanità. E questa fu la conclusione alla quale arrivarono anche gli apostoli quando videro il loro maestro camminare con sicurezza sulle acque in tempesta e calmare con un cenno della mano la forza impetuosa del vento. Anche oggi predomina la paura al punto tale che forse la nostra epoca può essere definita come l'epoca delle grandi paure. Paura di se stessi, paura della solitudine, paura della famiglia, paura del sacrificio, paura dell'impegno, della fedeltà, della guerra, del futuro e oggi possiamo aggiungere anche del coronavirus. Il cristiano è chiamato a vincere la paura in nome della fede. Da soli certamente nulla possiamo, ma tutto è possibile in colui che ci dà la forza. Il comportamento di Pietro riportato nell'episodio del Vangelo di oggi è una valida conferma. Egli, quasi sfidando il Signore, gli dice: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». La richiesta di Pietro
è una richiesta assurda. Essa nasce dal dubbio e dalla paura e cerca una soluzione nella pretesa. Non è così che si parla con Dio. Eppure tante nostre preghiere sono soltanto pretese e non abbandono sereno alla volontà di Dio. Gesù comunque accetta la sfida di Pietro, ma a sua volta sfida Pietro nella fede. Gli dice, vieni, cioè sia fatta la tua volontà. Pietro comincia a camminare sulle acque, ma la paura prevale e diventa subito insicurezza e diffidenza. Pietro affonda ed è costretto a dire, Signore, salvami. È il grido del povero, dell'umile, di chi non crede più in se stesso e pertanto tende umilmente le mani verso colui da cui può venire l'aiuto. Pietro ora si comporta da credente e in questo stesso momento sente la mano di Gesù che lo raggiunge e lo salva. Gesù gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quest'uomo di poca fede è ciascuno di noi. Noi difatti non siamo facili a convertirci alla fede. Soffriamo per le nostre paure, ma restiamo attaccati alla causa delle nostre paure, cioè la mancanza di fede. Riflettiamo spesso su questa grande verità di fede. Nessun uomo può salvarci, ma solo Gesù, perché Egli solo è Dio. In Lui dunque dobbiamo riporre tutta la nostra fiducia. Se confidiamo nella Sua parola, se non distogliamo mai lo sguardo da Lui, anche noi potremmo camminare sul mare tempestoso della vita senza affondare. L'uomo invece, che confida in se stesso o nei soli mezzi umani, rischia di non salvarsi e di perire miseramente. I santi ci insegnano che è impossibile raggiungere le vette del cammino cristiano senza avere una fiducia illimitata nel Signore. La Vergine Immacolata ci aiuti a saper percepire sempre la presenza di Dio nella nostra anima e ad avere nel Salvatore quella fiducia senza limiti che è garanzia del suo aiuto continuo e paterno. Sia lodato Gesù Cristo.